muore di infarto prima della seconda dose di vaccino. Oggi un uomo di 87 anni ha avuto un arresto cardiaco presso il centro vaccinale di Chiavari pochi minuti prima della somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Covid-19. Subito rianimato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove poi purtroppo deceduto a seguito di un secondo arresto cardiaco. Oggi un uomo di 87 anni ha avuto un arresto cardiaco presso il centro vaccinale di Chiavari pochi minuti prima della somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Covid-19. Subito rianimato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, dove purtroppo è poi deceduto a seguito di un secondo arresto cardiaco. Oggi intanto sono 14 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove sono sempre 35 ricoveri all'ospedale di Sesto Levante, come ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Le sorveglianze attive, sempre nel territorio dell'ASL 4, oggi sono 542. Un dito nell'occhio nel cuore del Golfo del Tiguglio, faremo di tutto per opporci. Tutto è partito da questo post, accompagnato da alcune fotografie delle vasche dell'azienda Acqua di Lavagna, scritto lo scorso 22 aprile dal sindaco Gian Alberto Mangiante sul proprio profilo Facebook. In realtà l'osservazione, opinabile, del primo cittadino lavagnese rivolta ad Acqua si è tradotta in una richiesta di effettuare delle rettifiche alla concessione demaniale che è scaduta il 31 dicembre del 2020. Palazzo Franzoni infatti non ha effettuato il rinnovo automatico della concessione all'azienda e vuole avviare una procedura competitiva, vale a dire mettere a gara la concessione. Il comune di Lavagna inoltre è anche contrario all'incremento del numero di vasche per l'acquacoltura che, secondo le intenzioni di Acqua, rivelate dallo stesso Mangiante, passerebbe dalle attuali 16 a 24. Al comune di Lavagna però è stato notificato questa mattina il ricorso di Acqua al TAR. Attualmente l'impianto di maricoltura conta 16 gabbie di allevamento e 20 dipendenti e produce ogni anno oltre 400 tonnellate di orate e branzini. L'azienda dell'ingegnere Roberto Co esiste dal 2000 e le vasche sono ad oltre un chilometro dall'arenile di Lavagna. Acqua vende il proprio pesce a supermercati, grossisti, ristoranti e pescherie del Tiguglio e non solo. L'ennesima figuraccia dell'amministrazione Ghio, a sostenerlo Marco Conti e Giancarlo Stagnaro, consiglieri comunali di minoranza al Sesto Levante di Fratelli d'Italia, riferendosi al rinvio del voto sul consultivo 2020 inizialmente previsto nella seduta di consiglio comunale in programma stasera. Solo questa mattina abbiamo ricevuto la redazione dei revisori dei conti, concludono i due esponenti del centrodestra. L'amministrazione comunale ha dovuto battere in ritirata e rinviare la discussione. L'eventuale approvazione andrà oltre la scadenza dunque del 30 aprile. Saranno invece discusse le mozioni dei gruppi di maggioranza relativa a Nua Natua. Con un'ordinanza la città metropolitana aveva infatti imposto alla società Valle Grandi di lasciare libero il complesso immobiliare che si trova tra Sesto Levante e Moneglia. Si tratta del complesso Nua Natua che la società aveva in gestione dal 2013. La concessione, secondo quanto si legge nell'ordinanza, è però scaduta il 31 marzo 2015, ma le notizie di oggi pomeriggio, il sindaco metropolitano Marco Bucci ha incontrato la famiglia Paganini e ha promesso loro un contratto di locazione di 9 anni più altri 9. La vicenda dunque pare conclusa positivamente. Sempre stasera verrà discussa a Sestri l'interpellanza dei consiglieri della Lega Albino Armanino e Paolo Smeraldi che chiedono la rotazione dell'appalto relativo al premio Andersen. Sori dice no alla cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre e scoppia la polemica politica. Il comune del Golfo Paradiso, guidato da una maggioranza di centrodestra, ha respinto ieri sera in consiglio comunale, al termine di un acceso dibattito, una mozione presentata dalla minoranza che proponeva la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre.
Il suo ruolo nel nostro paese, spiega la consigliera di minoranza della lista civica Sori 2020, Ilaria Bozzo, coadiuvata dal consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino, è divenuto un simbolo, il simbolo della pace, il simbolo di tutti gli italiani che come lei hanno vissuto la deportazione come i nostri nonni soresi. Esprimo massima simpatia, stima e solidarietà verso la senatrice Segre, spiega invece il sindaco Mario Refo, che parla di strumentazione politica. Non vedo però il caso di scimmiottare altri comuni dando una cittadinanza che non avrebbe motivo. Non abbiamo mai avuto contatti con la Segre, non ha parenti né legami con Sori. Purtroppo la Segre viene portata avanti da una certa parte politica. L'iniziativa di concedere la cittadinanza onoraria alla senatrice sembra essere diventato un braccio di ferro tra parti politiche dove chi non accetta viene accusato di razzismo, di nazismo, di odio verso l'umanità. Torna a chiudere, anche se solo per una notte, la strada delle gallerie che collega Sestri Levante a Moneglia. La chiusura inizierà alle 22 di stasera, mentre la riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Il provvedimento si è reso necessario per garantire lo svolgimento di lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione. Sarà però consentito il transito ai mezzi di soccorso. E proprio domani, venerdì 30 aprile, alle ore 17:30, l'assessore regionale alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, effettuerà un sopralluogo a Moneglia, sulle opere di difesa a mare in località La Secca. A seguire, altro sopralluogo ai lavori di messa in sicurezza dell'altra galleria, quella tra Moneglia ed Eva Marina. Prime riaperture di cinema e teatri anche nel Levante dopo la chiusura imposta dall'emergenza sanitaria tuttora in corso. A Chiavari il cinema Mignon riaprirà venerdì 7 maggio ed il primo film ad essere proiettato sarà Nomadland, vincitore recentemente del premio Oscar. Riparte anche Sori Teatro, rassegna organizzata presso il Teatro di Sori da Teatro Pubblico Ligure. Il primo appuntamento, giovedì 6 maggio alle 19:30, sarà con Attraverso persone e cose, il racconto della poesia di e con Gianluca Favetto. Il 27 maggio, sempre alle 19:30, sul palco del Teatro di Sori salirà invece Massimo Minella, autore e interprete di Maciste vs Cimaste. Dopo oltre 6 mesi di chiusura, domani riaprirà anche il Cinema Auditorium Burgo di Moneglia. Il primo film ad essere proiettato sul grande schermo sarà Lei mi parla ancora di Pupi Avati. Domani ci sarà un'unica proiezione alle 19, mentre sabato e domenica le proiezioni saranno due, alle 16:30 e alle 19. I biglietti devono essere acquistati in prevendita o essere prenotati. La scorsa notte i gnoti hanno vandalizzato i giardini partigiani di Rapallo, rovesciando vasi e bidoni per i rifiuti e danneggiando piastrelle e il deor di un esercizio commerciale. Non ho parole, dice il sindaco Carlo Bagnasco, che ha documentato il tutto con fotografie sulla propria pagina ufficiale di Facebook. Grazie alle telecamere presenti nell'area, al lavoro della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine, faremo il massimo per individuare i responsabili. Restiamo a Rapallo, ma per parlare di una denuncia per spaccio. Ieri pomeriggio, infatti, in piazza Molfini, i carabinieri della stazione cittadina hanno arrestato un 19enne di nazionalità senegalese con l'accusa di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il giovane africano, che ha alle spalle a pregiudizi di polizia, è stato fermato dai militari per un controllo e perquisito. Il 19enne aveva con sé 4 grammi di crack in cristalli e circa 600 euro in contanti. La droga e il denaro, tenuto provento dello spaccio, sono stati sequestrati. Lavagna conferma l'attribuzione della bandiera verde, il vessillo assegnato dall'Associazione Pediatri per l'adeguatezza dei servizi all'infanzia, in particolare sulle spiagge. Teniamo particolarmente a questo vessillo, ha affermato il vice sindaco e assessore comunale al turismo Elisa Covacci. Perché Lavagna è una città turistica che, con le sue lunghe spiagge, i servizi offerti dagli stabilimenti e più in generale dalla città, le due stazioni ferroviarie sul mare, la facile accessibilità alle spiagge, il clima salubre e mite, i prodotti genuini della nostra piana e un entroterra a 2 passi dal mare che, con le sue vie dell'Ardesia, i suoi terrazzamenti e i moretti a secco, non ha eguali.
ha veramente tantissimo da offrire ai turisti più piccini e alle loro famiglie. La Liguria torna in zona gialla, via libera agli spostamenti tra comuni, riapertura di bar e ristoranti a pranzo e a cena, ma solo in spazi all'aperto. Riapre il polo museale di Villa Durazzo, per ora con visite guidate su appuntamento, mercoledì e venerdì. Riapre la biblioteca comunale per prestiti senza appuntamento e ricerche, ancora chiuse le sale studio. Prosegue la campagna vaccinale sia nella nuova piastra ambulatoriale sia nella sede Avis. Scendono i contagi. A Santa Margherita Ligure il G20 delle pari opportunità. La conferma è arrivata nei giorni scorsi dalla ministra Bonetti, che ha indicato la nostra cittadina quale sede del summit in programma il 26 agosto prossimo. Santa Margherita Ligure è molto onorata di accogliere questo evento internazionale che porterà qui i rappresentanti di 35 paesi del mondo per parlare di un tema fondamentale e attuale come la disparità di genere, l'autodeterminazione, il rapporto maschile e femminile, i pari diritti. Ringrazio la Prefettura di Genova, tutti gli organizzatori e le forze dell'ordine per il grande impegno che sta comportando l'organizzazione per fine agosto di questo evento mondiale. Prima visita ufficiale a Santa Margherita Ligure dell'assessore regionale allo sport Simona Ferro. A Villa Durazzo si è tenuto un incontro con i rappresentanti delle società sportive cittadine. Santa Margherita è nel mio cuore, Santa Margherita è sempre un gioiellino e quindi merita assolutamente, come tutto il resto della Liguria, ma comunque un occhio di riguardo, sicuramente un focus particolare, e un grande ringraziamento anche al sindaco, perché sicuramente dopo tanti anni di amministrazione rende questa cittadina sempre più bella. L'ARI, sezione Rapallo, ha celebrato la 34esima edizione dell'International Marconi Day, che come tutti gli anni, in prossimità della ricorrenza della nascita di Guglielmo Marconi, vuole celebrare la figura di colui che ha dato il via con i suoi esperimenti alla comprensione e all'uso delle onde radio. Collegamenti anche dal Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure, dove una targa ancora oggi ricorda gli esperimenti dello scienziato. Celebrazione del 25 aprile, Santa Margherita Ligure ha reso omaggio ai luoghi in cui sono ricordati i caduti per la libertà. Nel rispetto delle normative sanitarie, la cerimonia si è conclusa al monumento ai caduti in Corso Marconi. A me viene in mente il manifesto ufficiale dell'ANPI nazionale di quest'anno per il 25 aprile, in cui viene raffigurato un bambino con un'espressione sorpresa ma felice e con la dicitura e l'alba spuntò, e spuntò veramente l'alba quel 25 aprile dopo anni di tremenda dittatura e di una guerra terribile. E è un auspicio che spunti l'alba anche in questo tempo così difficile, che riusciamo a vedere appunto questa luce, ecco, quindi è tutto assolutamente attuale. Ragazzi, alzatevi in piedi. No, scusatemi, mi riferivo solo ai maschi. Le femmine possono risedersi. Ho una cosa importante da dirvi. Prestatemi la massima attenzione, per favore. State molto attenti a far piangere una donna, perché Dio conta le sue lacrime. La donna è uscita dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, né dalla testa per essere superiore, ma dal fianco per essere uguale, un po' più in basso del braccio
per essere protetta, dal lato del cuore per essere amata. Voi domani sarete uomini, fidanzati, compagni, mariti e padri. E avete questa grande fortuna grazie ad una donna che vi ha generato. Amate le donne importanti della vostra vita e quando non riuscite più ad amarle, riservate loro il rispetto. Vi dico questo perché purtroppo anche oggi un'altra donna è stata uccisa da un uomo. Ma come considerare uomo colui che compie un tale gesto? Quindi, cari studenti, vi chiedo un piccolo gesto, un impegno. Ma prima di chiederlo a voi, lo chiedo a me stesso. Ogni volta che apprenderemo una notizia di un femminicidio, io porterò un fiore a mia moglie e voi scriverete un biglietto d'amore alle vostre compagne di classe. Sembrerà stupido, vi sembrerà poco, ma cominciamo con il fare qualcosa. Noi, pochi, in questa classe, nella speranza che poi qualcuno ci segua, nella nostra scuola, nel quartiere, e poi chissà che il messaggio non diventi contagioso e arrivi a tutti i ragazzi e agli uomini di domani. Abbiamo qui una persona che ci parlerà di lui, ci spiegherà di un evento che sta accadendo, ma credo che sia da un po'. Lui era Marco Corvisiero. Abbiamo la sorella Roberta che è qui con noi. Grazie per essere qui con noi, Roberta, grazie per essere venuta. Grazie a voi. Questo concorso è nato quindi 10 anni fa e siamo arrivati quest'anno alla 9ª edizione. Nel frattempo questo concorso è molto cresciuto e si è esteso ai fotoamatori di tutta Italia e adesso abbiamo il patrocinio del comune di Santa Margherita Ligure. Abbiamo fatto un'esposizione subito, diciamo, infatti siamo alla 9ª edizione e non alla 10ª edizione del concorso, perché subito a maggio di quell'anno abbiamo subito fatto un'esposizione delle sue migliori fotografie all'Hotel Continental di Santa Margherita Ligure e l'anno dopo siamo partiti col concorso subito. Ha avuto successo subito, suppongo, Roberta? Il concorso inizialmente era solo aperto agli studenti, perché era nato proprio in collaborazione con la scuola. Scusami, ti interrompo solo perché quella immagine con quel cane era meravigliosa, amava la natura ma amava anche gli animali. Sì, amava tantissimo. Scusami, vai avanti, gli studenti quindi? Era aperto solo agli studenti perché era nato in realtà in collaborazione con il liceo scientifico Nicoloso d'Arecco, che abbiamo frequentato sia io che Marco. Ecco. E abbiamo avuto anche gli stessi professori in parte, quindi insomma ci sentivamo un po' a casa in quel liceo e grazie ad alcuni professori appunto che avevano conosciuto sia me che Marco e ad alcuni suoi compagni di scuola abbiamo intrapreso questo concorso. Poi però l'abbiamo esteso e quando l'abbiamo esteso ai fotomatori di tutta Italia abbiamo avuto un successo che non ci aspettavamo. Il Comune di Santa Margherita col suo patrocinio ci permette ogni anno di esporre i migliori 50 scatti, le migliori 50 fotografie. Non sono pochi, sono 50, tante. Sì, sì, sì. Poi abbiamo... Quindi vuol dire che ne arrivano molti di più. Ne arrivano in media un 600 a volta. Ah, però. L'anno scorso abbiamo avuto il picco più alto. Quest'anno sono leggermente meno, ne sono arrivate un 500, però sono comunque tante, bellissime e purtroppo temo che, appunto, come dicevo non prima... Non potrete fare l'esposizione? Quello adesso non lo sappiamo ancora, ma temo che ne siano arrivate un po' meno anche perché purtroppo questo periodo non aiuta la fantasia di nessuno, l'immaginazione di nessuno, secondo me è dovuto a quello. L'esposizione la facciamo di solito a Villa San Giacomo, come dicevo, le migliori 50 foto e sempre in quel contesto facciamo la premiazione. La premiazione. Quest'anno in teoria doveva essere adesso, però grazie al comune e alla collaborazione di Villa Durazzo, che poi Villa Durazzo e Villa San Giacomo sono insieme, siamo riusciti a spostarla al 29 al 30 maggio.
però non sappiamo ancora se sarà possibile farla in presenza. Però l'anno scorso non abbiamo potuto fare la mostra e quindi abbiamo fatto tutto online, quindi la votazione è avvenuta online e il vincitore dell'anno scorso del premio del pubblico era un ragazzo sempre pugliese. E la cosa che mi emoziona tantissimo, che emoziona tutti noi, sia noi familiari che poi abbiamo sempre, anche noi siamo in giuria, contiamo meno ovviamente della giuria tecnica, però il nostro apporto lo cerchiamo di darlo, comunque almeno dal punto di vista empatico, magari non abbiamo gli strumenti tecnici, però l'empatia anche di una fotografia al suo... Rendere visibile l'invisibile. Sì. Bellissimo anche come... Era il titolo della nostra prima edizione. E ci è piaciuto un po' perché in realtà quell'anno ci eravamo ispirati alla frase del Piccolo Principe, che secondo la quale l'essenziale è invisibile agli occhi, ed è proprio vero. Poi i fotografi, l'abilità di un fotografo è anche riuscire a far vedere un qualche cosa che magari... agli occhi un po' meno attenti, un po' meno allenati, un po' meno preparati, sarebbe invisibile o comunque... Eccolo, guarda, meravigliosi i nostri ragazzi in questo regia. Previsioni per venerdì 30 aprile. Fino al mattino cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni residue sul centro e il Levante. Dal pomeriggio graduale esaurimento dei fenomeni in un contesto di nuvolosità variabile e irregolare. Schiarite più ampie in serata. Venti deboli o moderati in prevalenza da sud. In serata deboli variabili o locali brezze. Mare nuovamente in calo fino a poco mosso. Localmente mosso al mattino sul centro Levante con onda corta da sud. Umidità su valori alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 14 e 17 gradi. Nell'entroterra tra 13 e 16 gradi.